Si avvicina in Israele e Palestina, dove la guerra scuote la vita di quelle popolazioni. Le abbraccio tutte, in particolare le comunità cristiane di Gaza, la parrocchia di Gaza e dell'intera Terra Santa. Porto nel cuore il dolore per le vittime dell'esecrabile attacco del 7 ottobre scorso e rinnovo un pressante appello per la liberazione di quanti sono ancora tenuti in ostaggio. Supplico che cessino le operazioni militari con il loro spaventoso seguito di vittime civili innocenti e che si ponga rimedio alla disperata situazione umanitaria aprendo l'arrivo degli aiuti. Non si continui ad alimentare violenza e odio, ma si avvii a soluzione la questione palestinese attraverso un dialogo sincero, un dialogo perseverante tra le parti, sostenuto da una forte volontà politica e dell'appoggio della comunità internazionale. Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace in Palestina e in Israele. Quante stragi di innocenti nel mondo, nel grembo materno, nelle rotte di disperati in cerca di speranza, nelle vie di tanti bambini la cui infanzia è devastata dalla guerra. Sono i piccoli Gesù di oggi, questi bambini la cui infanzia è devastata dalla guerra. Ma per dire no alla guerra bisogna dire no alle armi, perché se l'uomo, il cui cuore è instabile e ferito, si trova strumenti di morte tra le mani, prima o poi li userà.